Siamo ospiti della Casa di Riposo De Benedictis per la consegna delle 360 mascherine d'artista che abbiamo pensato di realizzare e donare alle strutture della ASP 1 di Teramo. Riteniamo questa iniziativa in questo momento abbia un'importanza particolare. Abbiamo pensato alle persone più deboli della nostra società e quindi agli anziani, ospiti di queste strutture. E lo abbiamo fatto perché da medici siamo stati veramente colpiti dalla ferocia con cui il virus si è accanito contro queste fasce veramente più deboli, quindi le persone con patologie in atto e soprattutto, ripeto, le persone anziane. Lo abbiamo fatto anche perché abbiamo veramente un grande rispetto per questa fascia di popolazione, perché riteniamo che sono la nostra storia, sono le persone che in qualche modo hanno contribuito a come siamo oggi, al nostro benessere, al nostro modo di vivere. Sono persone che hanno affrontato le difficoltà del dopoguerra, che hanno ricostruito l'Italia. Sono le persone forse più vere, quelle che vivono il quotidiano con serenità e accontentandosi di quello che hanno. Quindi grazie alla direttrice di aver accolto questa iniziativa e siamo veramente felici di averlo fatto. Come direttrice dell'ASP ringrazio del pensiero e dell'intervento, ringrazio loro per aver pensato ai nostri anziani che sono la nostra storia e che in questo momento hanno bisogno comunque di un segnale dall'esterno e questa cosa sicuramente porterà una ventata di allegria, di gioia perché sulla mascherina è stata inserita, è stata disegnata una bocca che è proprio simbolo del contatto verso l'esterno e quindi grazie ancora e grazie per averci dato una mano.